A giugno del 2017 inizia la fase calda del nostro processo e a luglio sia Monsignor Tremolada che Monsignor Delpini sono stati È promossi. vero, l'abbiamo destinato a Legnano in un oratorio, è vero, e questo siamo stati imprudenti. Lo diremo se ci verrà detto, ma perché l'avete fatto? Lo diremo se ci verrà detto, ma perché l'avete fatto? È successo qualcosa questa notte in oratorio. Come vi abbiamo raccontato, Don Mauro Galli è l'ex prete di Rozzano, accusato di presunti abusi sessuali nei confronti di un minore. Il ragazzo, che abbiamo chiamato Fausto, sarebbe stato abusato da Don Galli nella notte tra il 19 e il 20 dicembre 2011. I due vescovi che hanno gestito il caso salvano il prete spostandolo, ignorando le richieste della famiglia di Fausto, che voleva Don Galli lontano dai minori. Ma in una registrazione del 2015, finora inedita, Monsignor Pierantonio Tremolada, oggi vescovo di Brescia, ammette finalmente che lui e Delpini sono stati imprudenti nel gestire il caso. È vero, l'abbiamo destinato a Legnano in un oratorio. È vero, e questo siamo stati imprudenti. Lo diremo se ci verrà detto, ma perché l'avete fatto? Lo diremo se ci verrà detto, ma perché l'avete fatto? Nello stesso colloquio che la famiglia di Fausto ha registrato, c'è anche Don Carlo, il responsabile della parrocchia di Rozzano, che addossa direttamente a Delpini la cattiva gestione del caso. Se c'è qualcuno con cui prendersela, sicuramente è Delpini, perché Delpini, che è primo, ha preso sul molto superficialmente all'inizio della vicenda. Prima Tremolada dice di essere stato imprudente, poi il sacerdote che ha seguito la storia fin dall'inizio afferma che la colpa sia di Delpini. Ma 2 anni dopo, Tremolada e Delpini sono promossi, nonostante la famiglia di Fausto abbia scritto più volte in Vaticano, sollecitando un intervento nei confronti dei due altri prelati. Negli ultimi 2 anni abbiamo mandato lettere e mail alla Congregazione della Dottrina della Fede, a Papa Francesco, ricevendo anche risposte, nel senso che sono arrivate anche mail di risposta quando ancora il Cardinal Müller era il prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede. Ci è stato risposto che era giunta tutta la nostra documentazione era giunta a loro e che avrebbe preso in considerazione lui in persona la nostra vicenda. A giugno del 2017 inizia la fase calda del nostro processo e a luglio sia Monsignor Tremolada che Monsignor Delpini sono stati promossi. Monsignor Tremolada, vescovo di Brescia, e Monsignor Delpini, arcivescovo di Milano. È vero, e questo siamo stati imprudenti. Lo diremo se ci verrà detto, ma perché l'avete fatto? Lo diremo se ci verrà detto, ma perché l'avete fatto?